Gloria a Gesù. Prima di suonare questo canto, voglio farvi un po' ridere, sono qui. Voglio farvi vedere. Guardate qua. Guardate come giochiamo. Prendilo. Sto giocando con la gatta. Sorride. Gloria al Signore. Guardate. Muovo il letto. La gatta pensa che... Gloria al Signore. Ecco, ecco qua. Comunque, voglio lodare il Signore anche qui. Mi trovo... Provincia di Brescia, adesso sistemo un po' qui e loderò il Signore per la grazia che ancora Lui mi dà, alleluia, con un cantico alla lode e gloria del Suo nome. Scusate quanto posiziono bene questo cellulare. Voglio lodare il Signore Gesù perché Lui è degno di essere lodato, alleluia. Lo voglio lodare con un cantico. La ragione della vita. Questo cantico, alcune parole li prendo qua dal libro di Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 22. Davide rivolse all'Eterno le parole di questo cantico, nel giorno che l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul, e gli disse: "L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Egli è il Dio della mia rupe, in lui mi rifugio. Egli è il mio scudo, il corno della mia salvezza, il mio alto rifugio, il mio asilo. O mio Salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Le onde della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i dolori dello Sheol mi avevano avvolto, i lacci della morte mi stavano davanti. Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai a mio Dio, e gli udì la mia voce dal suo tempio, e il mio grido giunse ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei cieli furono scosse, smosse e scrollate, perché egli era acceso d'ira. Alleluia! Un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco divorante gli usciva dalla bocca. Da lui sprizzavano i carboni accesi, e gli abbassò i cieli e discese con una densa caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava sopra un cherubino e volava e appariva sulle ali del vento. Alleluia. Per padiglione intorno a sé aveva posto le tenebre, l'oscurità delle acque e le dense nubi del cielo. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano carboni ardenti. L'Eterno tuonò dai cieli e l'Altissimo fece udire la sua voce. Scagliò frecce e li disperse, lanciò fulmini e li mise in fuga. Alleluia. Che bello. Allora apparve il letto del mare, le fondamenta del mondo furono scoperte a rimprovero dell'Eterno e il soffio del vento delle sue narici. Egli dall'alto stese la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Gloria a Gesù Cristo, che dico gloria al Signore, perché Lui è degno ancora in questo momento di essere lodato e benedetto. Il Signore ancora mi fa grazia per lodarlo con una lode, con un cantico che vuole solo lodare e benedire il suo santo nome. Alleluia, Dio vi benedica. La ragione della vita è amare te. Adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò. Io dimori nella casa tua per sempre. Preparerai e
lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te, amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Alleluia. Signore vi benedica grandemente. Da Brescia, provincia di Brescia, Francesco e Lilli vi saluto.